Ciao, io sono Alice. Marco, piacere. Ciao. Allora, tu sarai una delle capogruppo e lui è il capogruppo dell'altra squadra. Ciao. Mimmo. Alice. Mimmo, piacere. Allora, adesso voi dovete fare la conta per scegliere i componenti delle vostre squadre. Perfetto. Pari o dispari? Pari. Dispari. Si butta giù. Hai vinto tu. Io scelgo lei. Io lui. Quel ragazzo lì. Lei. Lei. Adesso che avete formato le squadre, vi leggerò il primo indizio. Nella terra longobarda, senza l'uso di spingarda, con l'Oriente bizantino, c'è l'incontro da vicino. Questo è il primo indizio per iniziare la caccia al tesoro e cercare la prima tappa. Grazie. Sì. In bocca al lupo. Siamo pronti? Andiamo, ragazzi. Ora il posto è più nascosto, molto utile d'agosto. Barba, baffi e mascheroni, pronto anche un gavettone. Proviamo a andare di là? Sì, secondo me è di là. Andiamo, dai. Dice a destra, dobbiamo arrivare prima degli altri all'altra tappa per lasciare l'indizio. C'è una grotta, già chiamata come angelo e non fata. Tanti monaci eremiti rinunciarono alla siti. Proviamo da quella parte. Diva Alessio de Vestigia e Divino Cupidigio, lo squinzano il negramaro, in cantina il campanaro. Iniziamo a uscire, sì. Vediamo. Grazie. Il bere. Mm,
Grazie. Un tempietto, miserino, ospitava il pellegrino. Sottoterra e cupolone, nacque qui la religione. Prego. Forse dobbiamo andare qua. Qui finisce l'avventura per stimare la bravura di chi ora fa le veci dei neolitici e dei greci. Benvenuti ragazzi e complimenti per essere giunti a destinazione. La caccia al tesoro finisce qui. Siete stanchi? Benvenuti ragazzi. È arrivato il momento di scoprire in che cosa consiste il tesoro. Ma prima, invitiamo qui sul palco i nostri capogruppo, Mimmo e Alice. Un applauso. Ciao ragazzi. Grazie. Prima di tutto volevo solo dire una cosa. Per me il vero tesoro è stato scoprire posti bellissimi che non conoscevo e incontrare amici fantastici. Siete speciali ragazzi, grazie. Anche noi siamo felici di averti conosciuto. E poi tante volte cerchiamo posti nuovi trascurando quello che abbiamo a portata di mano. È stata davvero una grande idea. Grazie Marco per la genialata. Sì, ma noi abbiamo vinto. E questo è il premio. Che cos'è quel pezzo di carta? Un coupon per una settimana nell'agriturismo di famiglia. E per chi ha perso? Per chi ha perso un'intera giornata nell'agriturismo di famiglia. C'è la spa, il relax, c'è tutto per spassarsela. E per la nostra amica che viene da lontano, almeno un weekend. Grazie, la vostra accoglienza non conosce limiti. E poi siamo in Puglia.